Amo se qualse più della mia stessa vita. Così parlava il pugile friulano Primo Carnera, classe 1906 e primo campione mondiale dei pesi massimi italiano. Il gigante buono, che è emigrato all'estero e famoso in tutto il mondo per la sua forza, non ha mai nascosto l'attaccamento per la sua terra d'origine, dove oltretutto è tornato nell'ultimo periodo della sua vita. Un simbolo perfetto dunque per rappresentare la provincia di Pordenone, tanto che la società editrice Pagine SpA ha scelto una splendida foto di Carnera, con la particolarità di essere stata riprodotta in 3D per la copertina dell'elenco telefonico Elenco-Si di Pordenone e Provincia. Una copia dell'elenco e una riproduzione della copertina dello stesso elenco sono state consegnate oggi nella sala del Consiglio del Municipio di Sequals a Giovanna Maria Carnera, figlia del campione scomparso nel 67. Un'enorme, enorme emozione perché vedendo la pagina sull'elenco di Pordenone, che descrive mio padre come me lo ricordo io, forte ma tenero nello stesso momento, mi ha riportato quando ero io bambina che camminavo per queste strade di Sequals, che amo. Papà diceva sempre che ama Sequals più della vita stessa, e quello l'ha trasmesso anche a me. Un evento emozionante è quello di oggi anche per il sindaco di Sequals. Il nostro Primo Carnera in questo modo risulta quasi il testimone di una provincia, di Pordenone, sulla quale lui, diciamo così, c'è nato, sulla quale lui l'ha portata poi in tutto il mondo con tutta la sua grandezza. Tradizione, vicinanza alla gente, uno sguardo rivolto al futuro. La copertina di Elenco Sì racconta bene il suo contenuto. Elenco Sì vuole essere un elenco telefonico nell'ottica della consultazione attraverso la multimodalità, cioè la possibilità di essere consultato in più modi, attraverso la carta, attraverso l'internet tradizionale o attraverso l'internet mobile. Pagine SpA è operativa dal 1996 ed ha un organico di oltre 450 consulenti pubblicitari e oltre 70 tra dipendenti e collaboratori. 50 sedi in Italia, un elenco da 69 edizioni e 6 milioni e 500 mila copie, distribuite per 25 milioni di potenziali consultatori e con 50 mila aziende che usufruiscono dei mezzi di informazione della società, in piena espansione anche a nord-est. È un'azienda che, grazie alla spinta proprio che ha voluto dare, alla penetrazione che ha voluto dare nell'ambito del territorio, in 2 anni e mezzo è riuscita a coprire di fatto con le proprie edizioni tutto il territorio del nord-est.